Ciao amici, buongiorno per tutti. Benvenuti alla lezione in turco italiano. Oggi vedremo in turco i congiuntivi. E se volete possiamo cominciare piano piano senza perdere più tempo. Deda, amici, significa in italiano a, at e in. Deda si usano in turco con due tipi. Per primo tipo, come una tradizionale, e con, se, secondo tipo, come una congiunzione. Adesso farò questa lezione con due parti. Nella prima parte parlerò per l'addizionale. Adesso per l'addizionale ci sono tre punti. Il primo punto facciamo con le lettere vocali, e adesso posso ripetere le lettere vocali in turco. Le lettere vocali sono A, E, O, U, E, I, In questa parte guardiamo sempre le lettere vocali, e se una parola finisce con una dalle queste lettere, allora si aggiunge da. E se una parola finisce con una dalle queste lettere, allora si aggiunge de. Cioè adesso scriverò gli esempi e voi potete capire meglio. Per esempio, io scrivo gli esempi per questo. Cinema. 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 Già sapete? Cinema. Il cinema. Questa parola, scrivo meglio, questa parola finisce con A, allora dobbiamo aggiungere da. Come ho detto, finisce con A, allora si aggiunge da. Significa in cinema, in cinema. Significa cinema, da significa in cinema. E l'altro esempio, per esempio, banca. Banca, la banca. Banca, perdon. Banca. Significa la banca, e finisce con A, allora si aggiunge da, e dobbiamo scrivere e dire banca da. Banca da significa in banca. In banca. Significa in banca. Scrivo un esempio più. Per esempio, già basta, non ho
Non è arrivato niente in mia mente per questo. Credo che basta. E adesso scriviamo gli esempi per queste. Per esempio, e significa la casa. E guardiamo la lettera vocale e questa parola finisce con e, allora si aggiunge de, e de. E la casa, e de a casa. Per esempio, scrivo una frase. Ho detto la casa, Eide a casa, e ho scritto qui una frase, per esempio, sono a casa, significa Eide, 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 Eide a casa, io sono a casa, Eide, Eide, finisce con e, allora si aggiunge te. E l'altro esempio, per esempio, Bacce. Bacce. Bacce significa il giardino. Già, il giardino, Bacce, il giardino. Si aggiunge de perché finisce con e, bacede. Bacede significa in giardino. In giardino. Bacede, bace il giardino, bacede in giardino. E scrivo un esempio più, per esempio, ho scritto qui gli esempi, per esempio. Pane. No, per esempio, pane. Kutupane significa la biblioteca. Kutupane significa la biblioteca. E finisce con e, allora si aggiunge te e esiste così. Kutupane significa in biblioteca. Pande significa in biblioteca. Significa kütüphane, la biblioteca. Kütüphanede significa in biblioteca. Se volete, potete scrivere gli esempi.
parlerò per il secondo punto. Abbiamo parlato di primo punto adesso, e adesso parlerò di secondo punto. Per adesso, credo che per adesso già avete capito. Credo che basta per aspettare e eliminerò questi. Aspetto un po' più. Ciao. Abbiamo detto di questo. Cioè, adesso, secondo punto, adesso, scrivere adesso sì. Adesso, secondo punto, se una parola finisce con una delle queste lettere, allora si aggiunge teta. Se una parola finisce F, S, T, C, SCE, leggio in turco, leggio in turco, F, S, T, C, SCE, SCE, P. Se una parola finisce con una delle queste lettere, allora aggiunge teta, no teta. E adesso scriverò lì esempi per questo e potete capire meglio. Allora, adesso sì.
Allora sì, allora scriverò gli esempi. Per esempio, sokak. Adesso ho dimenticato questa lettera. Adesso, sokak significa la strada. La strada, scrivo, ok, scrivo la strada, sokak, la strada, finisce con che. Allora dobbiamo dire, aggiungere ta. Sokakta. Sokakta. In strada. Qui primo guardiamo al fino. Al fine lettera e secondo e dopo guardiamo la lettera vocale e finisce con che. Allora dobbiamo dire te e finisce con a come lettera vocale. Allora dobbiamo aggiungere ta a. Per queste lettere, allora dobbiamo aggiungere ta. No, da ta. Allora scrivo più esempi. Per esempio, park. Il parco. Il parco. Il parco. Parta nel parco. Credo che avete capito meglio adesso e scrivo più esempio. Per esempio, Boris, 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 la pace, Boris, la pace, la pace, Boris, la pace. Scrivo questo qua, Borish. Borista. Borista in pace. Borista in pace. Borish, la pace. Borista in pace. Perché finisce con she. Allora dobbiamo aggiungere ta. L'altro esempio. L'altro esempio. Savage. La battaglia. Savage, la battaglia. Savage, la battaglia. Savage,
In battaglia. In battaglia. Savaşta in battaglia. Scrivo qui, Mario. Adesso sì. Per esempio, kitap. Per esempio, kitap. Potremmo scrivere kitap. Possiamo scrivere più esempi, ma adesso, per adesso, sono arrivati in questi esempi nella mia mente, in mia mente. Non voglio fare più lungo il video per questi esempi potete scrivere più esempi e già farò un video più scrivendo più esempi per questo argomento, però ci sono soltanto voglio mostrarvi i punti. Adesso potete scrivere questi esempi anche. Dopo di questo passerò al terzo punto. Per adesso che già avete capito, io penso così. E adesso aspetto e l'addizionale abbiamo un punto più l'ultimo punto e adesso parlerò di questo. Sto eliminando, credo che basta. Come ho detto, scriverò più esempi nell'altro video per questo argomento, non c'è problema. Adesso scrivo, adesso elimino. Adesso terzo punto, se usa con i nomi speciali, cioè che significano i nomi speciali. I nomi speciali sono i nomi delle persone, i nomi dai paesi, i nomi dalle città. E adesso per esempio io scrivo esempi e potete capire meglio. Per esempio ad Ankara, ad Ankara,
ad Ankara. No. No, no, no. Così, così. Ankara. Ankara. Ankara, Ankara. Per esempio, Ankara, da, perché questo, come ho detto, nelle città, nei paesi con i nomi, con i nomi delle persone, usiamo questo contrassegno. Usiamo questo contrassegno Ankara da ad Ankara. Per esempio, abito ad Ankara. Abito ad Ankara. Ankara'da yaşıyorum. Questo. Abito ad Ankara. Ankara'da yaşıyorum. Usiamo il quest contrassegno perché è un nome da città. Ankara da. Ad Ankara. Per esempio, continuo Istanbul. Abito ad Istanbul. İstanbul'da yaşıyorum. Usamo contrassegno. Io, dopo di Istanbul, dopo, per dire ad, aggiungiamo addizionale da, Istanbul da, ad Istanbul. Abito ad Istanbul, İstanbul'da yaşıyorum. A Napoli, per esempio, a Napoli, no, perdon. Pardon. Napoli'de yaşıyorum. Abito at Napoli. Pardon. Abito a Napoli. Napoli'de yaşıyorum. A Napoli'de significa Napoli. Perché? Perché finisce con E, I, allora si aggiunge D, Istanbul finisce con U, allora si aggiunge D, Ankara finisce con A, allora si aggiunge D. Ankara da yaşıyorum, abito ad Ankara, İstanbul'da yaşıyorum, abito ad İstanbul, Napoli'de yaşıyorum, abito a Napoli. A Torino anche, a Torino, Torino da, yaşıyorum, abito a Torino, Torino da yaşıyorum, perché finisce con O, allora si aggiunge da, Torino da a Torino. Torino da a Torino. Abito a Torino. Torino da yaşıyorum. Questo. E anche usiamo questo
per i paesi, per esempio, scrivo qua questo qui, per esempio, Almania, Germania, Almania, Germania, Almania da. Almania da in Germania. Almanya, Germania, Almanya da in Germania, da finisce con A, allora si aggiunge da Almanya da. Abito in Germania, Almanya da yaşıyorum. Abito in Germania, Almanya da yaşıyorum. Usiamo dopo di parola il quest contrassegno perché Almania è un paese per questo scrivo un esempio più per esempio Turchia. Turchia, già sapete, Turchia, Türkiye'de in Türkiye. Vivo in Türkiye. Türkiye'de yaşıyorum. Vivo in Türkiye. Potete scrivere questi esempi anche dopo di questo passerò l'argomento la concezione adesso con questi esempi abbiamo finito il punto. L'argomento, l'addizionale, adesso parleremo per la congiunzione. Sto aspettando per voi, potete scrivere. Credo che già avete capito questo argomento, questo punto anche. Già come ho detto, nell'altro video scriverò più esempi e potete capire molto meglio questo argomento.
Credo che basta per aspettare e possiamo passare come si usano come la congiunzione. Adesso basta. Possiamo eliminare piano piano. Adesso abbiamo finito l'addizionale e adesso parlerò per la congiunzione. Per tutto usano ugualmente, cioè per esempio e la casa. E abbiamo detto la casa. Primo, voglio dire questo. Come la aggiunzione quando usa significa anche e si scrive sempre separato e la casa e de la casa anche. E vede la casa anche. E la casa anche. Avete visto e vede in casa. E de la casa anche. Scrivo questo esempio. Quando scriviamo così. Quando scriviamo così significa a casa. Ma quando scriviamo così significa la casa anche. L'altro esempio, arriva la macchina. Non scrivono. Oh, mamma mia. Non scrivono. Davvero problema. Ora adesso sì. Arriva la macchina. Arriva la macchina. Arriva da.
La macchina anche. La macchina anche. La casa e de la casa anche. Quando scriviamo così, e de significa a casa, ma quando scriviamo così e de, allora significa la casa anche. Anche questo, araba la macchina, araba da separati, la macchina anche. La casa. La casa anche, roba da la macchina anche, per esempio. Sokak, la strada, la strada. Sokakta, sokakta. In strada, sokakta, ma quando scriviamo così, sokakta, la strada anche. Deda come, deda come una congiunzione, sempre si scrivono deda, no teta, sempre, sempre come una congiunzione si scrive deda. Sokakta in strada, sokakta la strada anche, sempre. Come una congiunzione sempre si scrive de da, mai non cambia. E scrivo un po' un esempio più ultimo esempio per esempio per esempio sokakta sokakta pardon più scrivo più allora meglio sokakta scrivo l'ultimo esempio per esempio okul okul la scuola. La scuola, la scuola, occul la scuola, occul da, a scuola, a scuola. Ma occulta quando quando scrivo quando scriviamo così significa la scuola scuola anche. Come avete visto, okul, la scuola, okul da, a scuola, okul da, quando scriviamo così, okul da, significa la scuola anche. Se volete, potete scrivere gli ultimi verbi anche.
oggi abbiamo finito la nostra lezione. Sto aspettando. Potete scrivere tranquillamente. Credo che momento. Scrivo questo anche. Allora, adesso sì. Sì, amici, come avete visto, ho imparato il congiuntivo data in turco e abbiamo visto i punti quando e come si usano. E abbiamo scritto gli esempi per questo argomento e credo che già avete capito questo argomento e nell'altro video scriverò più esempi e voi potete imparare molto meglio questo argomento. Non preoccuparvi. Per adesso guardo di nuovo, non c'è niente, non c'è problema non ci sono più parole da dire per questo argomento. Per adesso e per oggi, grazie mille per ascoltarmi guardarmi. Come ho detto, scriverò nell'altro video più esempi per questo argomento e per adesso soltanto posso dire, cioè ci vediamo nell'altra lezione. Ciao amici.